Buon pomeriggio, io sono Massimo Baik, siamo da Verona e siamo in compagnia del professor Giuseppe Malleo. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio Federica, grazie di essere qui. Grazie a te, è chirurgo presso la chirurgia del pancreas qui a Verona e ci vuoi parlare un po' della chirurgia, appunto di questa chirurgia del pancreas e anche della terapia adiuvante e neoadiuvante che viene fatta prima o dopo l'intervento chirurgico. Certamente, grazie ancora. Chirurgia è ancora oggi il trattamento che tutti i pazienti cercano dopo la diagnosi di tumore del pancreas. E purtroppo, come tutti sappiamo, alle statistiche, una piccola quota di persone che riceve appunto questa diagnosi è candidata, almeno in prima battuta, a ricevere un intervento chirurgico. È importante che la chirurgia sia eseguita al momento giusto, che l'indicazione chirurgica sia corretta ed è importante fissare in mente che la chirurgia non è l'unica modalità di trattamento, ma quando va fatta va sempre iscritta e inserita in un trattamento multidisciplinare più ampio che comprenda idealmente 6 mesi di chemioterapia. In alcuni casi c'è un ruolo anche per la radioterapia, però il trattamento essenziale delle neoplasie che hanno una possibilità chirurgica e chirurgia è 6 mesi di chemioterapia. Il problema è come sequenziare questo tipo di trattamento. Ormai sulle neoplasie in cui c'è un grado di coinvolgimento vascolare importante, che noi definiamo resecabili borderline, localmente avanzate, comunque non metastatiche, la chemioterapia come prima modalità di trattamento è sostanzialmente lo standard, riservando la chirurgia a quella quota di pazienti che dopo un periodo congruo di trattamento hanno una condizione anatomica, una risposta radiologica idonea, un valore di marcatore o un trend del marcatore idoneo, delle condizioni cliniche idonee per affrontare una chirurgia che possa, almeno da un punto di vista probabilistico, apportare un beneficio importante al paziente sia in termini di tempo libero da malattia sia in termini di sopravvivenza. Sulla malattia invece francamente operabile dal punto di vista anatomico c'è ancora un po' di controversia. Partiamo dai dati, dai nostri dati che sono in fase di pubblicazione. Abbiamo analizzato un gruppo di più di 1.000 pazienti che hanno ricevuto una resezione pancreatica per tumore del pancreas tanto tempo fa, fino al 2016, e che quindi sono stati seguiti per più di 5 anni. Su questa coorte di dati sono pazienti consecutivi, quindi non selezionati, il tasso di sopravvivenza a 5 anni è risultato essere prossimo al 30%, vuol dire che uno su tre vive a 5 anni. Potrebbe sembrare, per chi non è addentrato nell'ambito dei tumori del pancreas, un dato abbastanza sconfortante, invece per chi Un po'. conosce questa malattia si tratta invece di numeri abbastanza importanti. Però noi lavoriamo per migliorare sempre questi risultati. Ripeto, questi sono casi operati fino al 2016, che nella maggior parte dei casi hanno ricevuto la chirurgia come prima modalità di trattamento, seguita dalla chemioterapia adiuvante. Nella maggior parte dei casi siamo intorno al 75% di tasso di accesso alla chemioterapia adiuvante. Anche questo è un dato di cui bisogna tenere conto, perché purtroppo la chirurgia del pancreas è una chirurgia ad alto tasso di complicanze, e appunto una quota di pazienti che arriva fino al 25%, anche superiore su altre casistiche, non riesce a fare chemioterapia a causa delle complicanze, gli strascichi a lungo termine che la chirurgia pancreatica porta. Nei pazienti che riescono a fare chemioterapia, degli studi successivi, ad esempio tutti ormai conoscono il trial PRODIGE 24 pubblicato nel 2018, che ha introdotto nella pratica clinica, nel setting adiuvante, la chemioterapia non basata sulla gemcitabina, ma la cosiddetta tripletta, è costituita da una combinazione di fluorouracile, irinotecano e oxaliplatino, il cosiddetto FOLFIRINOX. Utilizzando questo schema di chemioterapia in comparazione con la gemcitabina, che rappresenta il braccio di controllo standard, si è arrivati sui dati maturi, aggiornati quest'anno, un tasso di sopravvivenza a 5 anni prossimo al 50%. Questi dati però devono essere interpretati nella giusta maniera, con la giusta cautela. Quindi il paziente non deve purtroppo entrare nel non deve entrare nell'immaginario comune il concetto di mi opero subito, mi tolgo il tumore subito immediatamente,
sì, mi faccio l'intervento, faccio la chemioterapia, faccio il folfirino, ho 50% di probabilità di sopravvivere a 5 anni, perché questo purtroppo non è vero. I trial clinici randomizzati sono studi controllati in cui non tutti i pazienti riescono a entrare, sono dei criteri di inclusione molto stretti, ci sono delle maglie di selezione molto rigide, e sebbene il folfirinox rappresenti certamente un avanzamento notevole in ambito terapeutico, non è una chemioterapia per tutti, e quindi questo dato non possiamo generalizzarlo, estrapolarlo alla popolazione generale con grande facilità. In ogni caso è un trattamento che c'è, che è sicuramente il top, il meglio, quello che dovrebbe essere lo standard oggi, vedono i pazienti in cui si decide, da un punto di vista multidisciplinare, di fare la chirurgia come prima modalità di trattamento. L'alternativa nella malattia anatomicamente resecabile è fare la chemioterapia prima. Anche se i dati di alto livello, quindi tra i clinici randomizzati sulla chemioterapia adiuvante, sono, devo dire, purtroppo un po' più debolini, ma arriveranno, li stiamo aspettando e arriveranno presto, da un punto di vista puramente biologico, di razionale biologico, chemioterapia neoadiuvante è una strategia più pertinente in relazione a quello che è il tumore del pancreas, quella che è la storia naturale, il tumore del pancreas e il suo comportamento. Quando noi guardiamo l'età dei pazienti, valutiamo un quadro anatomico, quindi vediamo delle caratteristiche del tumore, le dimensioni, l'infiltrazione di un vaso piuttosto che di un altro, l'infiltrazione degli organi contigui, ma la TAC non riesce a stimare in maniera precisa qual è il comportamento, il carattere di questo tumore. Come se io guardassi una persona, ne descrivo l'aspetto fisico, ma non ne conosco il comportamento. E purtroppo il tumore del pancreas, quando viene operato, non è che si lascia vincere, si lascia sconfiggere così facilmente. Un altro dato importante riguarda il fatto che una quota di tumori fino al 30-40% recidiva, ritorna dopo poco tempo, entro 12-18 mesi dall'intervento. E questo purtroppo rappresenta sia per noi sia per il paziente una sorta di fallimento, perché poi le opzioni terapeutiche sono ridotte e i risultati non sono purtroppo incoraggianti. Questo deriva dal fatto che la malattia, anche nelle fasi più precoci, comunque circola nell'organismo, e noi non siamo capaci di capire purtroppo se la componente del tumore circolante ha già acquisito la capacità di metastatizzare oppure no. Quindi noi magari vediamo un tumore che ci sembra piccolo, che ci sembra per così dire buono, operabile, in realtà quello è un tumore le cui cellule circolanti hanno già acquisito il potenziale e la capacità metastatica. Noi sappiamo dagli studi di fase precoce, gli studi di laboratorio, che la capacità di metastatizzare è un qualcosa che le cellule acquisiscono molto presto nell'ambito della storia naturale del tumore del pancreas. Quindi fare la chemioterapia prima, quando l'organismo è integro, e trattare la componente sistemica ha un razionale idealmente maggiore. Vediamo cosa ci dicono i dati. Oggi in Italia stiamo conducendo una sperimentazione importante che si chiama Trial PAT 21, è un trial finanziato dalle associazioni pazienti, quindi anche da questo punto di vista molto importante, che è stato preso in carico per la gestione da ISPO, dall'Associazione dello Studio Pancreas, quindi anche da questo punto di vista uno studio molto importante, che cerca di rispondere a due domande specifiche: uno, qual è diciamo, il miglior schema di chemioterapia neoadiuvante della malattia a stadio più precoce, se è il FOLFIRINOX modificato o il PAX-G, che è una combinazione delle due basi chemioterapia che attualmente si usano nel tumore del pancreas, chemioterapia a base di gencitabina e chemioterapia a base di sali di platino, e di capire se la chemioterapia neoadiuvante andrebbe fatta tutta prima, quindi 6 mesi di chemioterapia, mettendo a specchio il paradigma di trattamento chirurgia più chemioterapia adiuvante, quindi invertirlo, tutta la chemioterapia e poi l'intervento, oppure se spezzare la chemioterapia in due parti, una prima dell'intervento, far seguire l'intervento e farne un altro pezzo dopo l'intervento. Ci vorrà un po' di anni per avere la risposta a questo studio che, ripeto, stiamo conducendo in diversi centri in tutta Italia. Sì, grazie, grazie professore, molto chiaro, e appunto questo, ripetiamo, PAC 21, spesso ne parlano i pazienti, perché appunto è un trial che è promosso dalle associazioni pazienti, Codice Viola e Progetto My Everest,
E quindi i pazienti ne parlano spesso di questa combinazione di farmaci e siamo contenti che si sta studiando, insomma, si stanno studiando nuove alternative e insomma vediamo adesso i dati cosa ci diranno i dati. Hai toccato un punto importante che è appunto il fatto del concetto per il quale il tumore, anche se al pancreas, non è solo lì. Ma è anche circolante, quindi bisogna approcciare questo tumore non solo a livello locale, ma a livello sistemico. Quindi il tumore è una malattia sistemica per la quale appunto la terapia neoadiuvante aiuta a uccidere quelle cellule circolanti che ci sono in una fase di diagnosi e che quindi si spera di eliminare attraverso la chemioterapia per poi insomma, avere maggiore successo per la chirurgia, comunque avere una prognosi migliore. Assolutamente, la dimostrazione di tutto ciò è il fatto che la stragrande maggioranza delle recidive di malattia dopo intervento, fino all'80%, non si verifica sul pancreas, sul moncone pancreatico, localmente, come diciamo, nella zona dell'intervento, sono recidive a distanza, sul fegato, sui polmoni e sul peritoneo, che dimostrano che la malattia, durante la sua storia, ha camminato, è andata da altre parti, le Esatto. cellule hanno acquisito la competenza di attaccarsi e metastatizzare. Benissimo. Grazie professore, è stato molto chiaro e grazie per l'ospitalità e il calore di stamattina. Siete stati veramente incredibili, ci avete fatto emozionare e da parte nostra e di Massimo sicuramente vi ringraziamo di cuore. Grazie a Grazie per voi per quello che essere fate per i stati qua. pazienti, Grazie. grazie.